171 anni fa nasceva la Polizia di Stato e anche in questo 12 aprile la splendida cornice del Salone Metaurense della Prefettura ha onorato la cerimonia accompagnata, come di consueto, dal saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Innanzitutto auguri, auguri carissimi a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato e ho voluto sottolineare prima del mio saluto l'abnegazione, lo spirito di sacrificio, ciò che fanno veramente le donne e gli uomini della Polizia di Stato per far sì che noi possiamo esercitare i nostri diritti e le nostre libertà. Quindi veramente un grazie di cuore. È una festa che sottolinea il lavoro quotidiano della Polizia di Stato e i grandi risultati ottenuti quest'anno. Solo nella nostra città l'azione fatta nel Parco Miralfiore, che ha liberato il parco dalla presenza di tanti spacciatori con un arresto importante dopo mesi di indagini, e poi l'omicidio Panzieri e la capacità in pochissimo tempo di trovare il colpevole, consegnarlo alla giustizia, sono due delle tante azioni importantissime fatte dalla Polizia di Stato insieme alle altre forze dell'ordine. Quindi un ringraziamento al questore e a tutti i poliziotti, perché la collaborazione istituzionale con i comuni è fondamentale per avere delle città di territori sempre più sicuri e sempre più in grado di contrastare eventuali tentativi della criminalità. Presenti alla cerimonia le autorità politiche e religiose del territorio, che hanno premiato tutti quei poliziotti che si sono distinti per meriti speciali nell'ambito di attività di pronto intervento ed indagine. È giusto questa festa della Polizia e ogni anno si ringraziano e si danno degli encomi a chi si è distinto particolarmente per delle azioni coraggiose ed efficaci. E quindi un plauso a maggior ragione a tutti coloro che hanno ricevuto questa testimonianza. Nel suo primo anno lei ci ha parlato di azioni lunghe, organizzate, ma anche azioni lei ha definito febbrili. Certo, io mi riferivo a quello che ha fatto la squadra mobile per reagire a quell'omicidio bruttissimo. C'era il capo della squadra mobile, non riusciva nemmeno a parlare, era febbrile. Io l'ho presa osservando lui questa cosa, perché aveva tante di quelle cose da fare. In 30 ore abbiamo dato una risposta a livello internazionale a uno che stava scappando. Lui scappava, noi prima eravamo dietro e poi gli siamo saltati davanti. E quindi solo chi sa essere febbrile nel momento giusto riesce a fare queste cose. Quindi insomma una celebrazione molto importante quest'anno. Sì, sì, certo. Questo significa che siamo in grado di reagire se dovesse succedere qualcosa. Però il mio pensiero è a costruire strutturalmente la sicurezza. E la costruisci solo se ti unisci con tutti i soggetti del territorio. In realtà il ruolo della pubblica sicurezza è di federare risorse diverse e di metterle su un piano condiviso ed efficace.